Questo incontro inizia tutto il nostro viaggio per informare tutti quanti, governo, regione, istituzioni e tutta l'opinione pubblica di quello che sta capitando in questa fabbrica. Questa fabbrica ha lavoro, sta attendendo che la proprietà approvi il budget, sta attendendo che la trattativa col governo vada avanti, ma non si può fermare, è ingiusto che le persone siano messe in cassa integrazione. Abbiamo concordato di fare la richiesta insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, in quanto solo 10 giorni fa le cose erano molto diverse. Peraltro è arrivato proprio ieri il verbale di riunione che smentisce quanto detto ieri dal nostro amministratore delegato. I lavoratori naturalmente si fermeranno, la fabbrica si ferma, non si fa più niente.